Pace e bene, oggi vorrei raccontarti il miracolo eucaristico di Lanciano. A Lanciano, in Abruzzo, attorno al 750, un monaco sacerdote dubitò se nell'ostia consacrata ci fosse veramente il corpo di Gesù e nel calice il suo sangue. Celebrò la messa e, dette le parole della consacrazione, vide divenire carne l'ostia e sangue il vino. Fu mostrata ogni cosa ai circostanti e quindi a tutto il popolo. A quel tempo non vi erano mezzi per conservare la carne, prodigio nel prodigio. Questa carne non si corrompeva e non si rovinava. Ancora oggi è ben visibile. La carne è ancora intera e il sangue è diviso in 5 parti disuguali, che tanto pesano tutte unite quanto ciascuna separata. Questo prodigio può essere visto ancora oggi nella cappella fatta da Giovanni Francesco Valsecca. Le analisi di laboratorio negli ultimi anni, ripetute più volte e da diversi esperti, hanno rivelato che questa carne è veramente carne umana, costituita dal tessuto muscolare striato del miocardio. Il sangue è vero sangue, tipo AB, lo stesso della carne. Appartengono dunque ambedue alla stessa persona. Non solo, le proteine sono normalmente ripartite e tuttora vive, viventi, come se la carne e il sangue si trovassero all'interno di un corpo vivente. Se il sangue fosse stato prelevato da un cadavere, ad esempio, si sarebbe rapidamente alterato per deliquescenza o putrefazione. Che dire, la loro conservazione dopo quasi 12 secoli, in reliquiari di vetro e senza sostanze conservanti, non è scientificamente spiegabile. Infatti i vasi che racchiudono queste reliquie non impediscono l'accesso dell'aria e della luce, né l'entrata di parassiti d'ordine vegetale o animale. In conclusione si può dire che la scienza, chiamata a testimoniare, ha dato un certo ed esauriente responso riguardo all'autenticità del miracolo di Lanciano. La carne e il sangue miracolosi di Lanciano sono dunque tali e quali sarebbero se fossero stati prelevati il giorno stesso, oggi stesso, da un vivente. Nell'Eucaristia c'è appunto un vivente che si dona a noi, è Gesù, che ha detto: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». E nell'ultima cena, consacrando il pane, ha detto: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, cioè questo sono io in mezzo a voi, che mi dono a voi per nutrirvi e darvi la mia vita eterna. Che il buon Dio ti benedica».